Come ti chiami? Francesca Bianco. Lucia Margheriti. Lucilla Alfonsi. Quest'anno Da quanti anni lavori all'INGV? sono 20 anni che lavoro all'INGV. A settembre 2024 saranno 30 anni che lavoro per questo istituto. Quasi 32. Che ruolo ricopri? Sono una sismologa e dal 1 gennaio 2024 ricopro il ruolo di direttrice dell'Osservatorio Nazionale Terremoti. All'INGV ricopro il ruolo di primo ricercatore o prima ricercatrice, che è anche meglio, presso la sezione di Roma 2 nel Dipartimento Ambiente dell'Istituto. Inoltre ricopro il ruolo di coordinatore del Consiglio Scientifico dell'ente. Sono una dirigente di ricerca e in questo momento sono la direttrice del Dipartimento Vulcani dell'INGV. Di cosa ti occupi? Mi occupo di meteorologia spaziale, ossia tutte quelle discipline afferenti alla fisica dell'atmosfera superiore e del geospazio, cioè lo spazio che circonda la Terra, che possono influenzare negativamente le tecnologie a cui siamo tanto abituati. Mi occupo di cercare e studiare i precursori delle eruzioni vulcaniche, ma anche studio e implemento le reti di monitoraggio multiparametriche sui vulcani, mi occupo di pericolosità vulcanica e anche di emergenze vulcaniche. Negli ultimi anni mi sono occupata dell'organizzazione della sala operativa dove si svolgono i servizi di sorveglianza sismica e di allerta tsunami. Mi racconti il giorno più emozionante che hai vissuto per il tuo lavoro? 1992, tanti anni fa, quindi, un'eruzione imponente all'Etna, un'eruzione dove la lava minacciava l'abitato di Zafferana, tutta la comunità scientifica nazionale e anche internazionale era lì. C'eravamo anche noi, io per la prima volta, a installare la strumentazione che ci raccontasse poi, diciamo, con dati quello che stava accadendo. Ma c'era un grande fermento fra di noi e fra tutti quelli che partecipavano a questo grandissimo evento della natura, e in quei giorni, in qualche modo, sono state scritte delle pagine importanti nella storia della gestione delle emergenze vulcaniche in Italia e non solo, e io ero lì a imparare. Fantastico. Io senza nessun dubbio l'arrivo per la prima volta nella base scientifica Mario Zucchelli, la base italiana che abbiamo in Antartide. L'arrivo in Antartide è stata veramente un'esperienza incredibile, una natura incontaminata e dei colori e delle luci che non ho più mai visto nella mia vita. Il giorno della mia prima presentazione orale in un convegno internazionale importante era il 1995 a San Francisco all'American Geophysical Union. Ricordo di essere arrivata con larghissimo anticipo, di essere stata molto emozionata. Cosa vorresti dire ad una ragazza che ama la geofisica, le scienze della Terra, ma non sa se vale la pena intraprendere questo percorso di studi? Le direi di tener duro nonostante gli studi siano molto faticosi e ambiziosi, perché è un mestiere in generale quello della ricercatrice, perché è una materia affascinante, bellissima e che ci aiuta a comprendere il nostro pianeta ed essere utili anche per la società, per il progresso scientifico e tutte le contromisure contro l'impatto che l'uomo sta creando sul nostro pianeta. Le direi che lo studio della Terra e della geofisica è molto interessante e che quindi intraprendere un percorso di formazione in questo ambito è già di per sé una grande soddisfazione. In più, facendolo con passione e con impegno, si riesce ad avere poi un lavoro che dà grandi soddisfazioni. Quindi vale senz'altro la pena intraprenderlo. Che studiare il nostro pianeta, cercare di capire che cosa c'è all'interno del nostro pianeta, è un mistero, è una cosa molto importante perché quello che c'è all'interno del nostro pianeta è ancora scientificamente molto misterioso per noi ed è uno dei motivi per cui noi non siamo in grado di prevedere ad oggi i terremoti e prevediamo in maniera probabilistica le eruzioni vulcaniche. Chiunque di noi possa regalare la sua esperienza e il suo studio per conoscere meglio il nostro pianeta, di fatto farà un grande regalo all'umanità. Ci permetterà in futuro di avere molte più informazioni che ci permetteranno anche di avere delle emergenze sismiche e vulcaniche molto ma molto meno rilevanti. Quindi direi assolutamente di seguire quel sogno. E a un ragazzo che diresti? Gli direi le stesse identiche cose, magari aggiungerei che
anche occuparsi della famiglia e della casa dà grandissime soddisfazioni e va fatto con passione e con impegno. Viva le pari opportunità per tutti! Direi di star dietro le ragazze, nel senso di starle dietro ai livelli di eccellenza che loro possono raggiungere e di fare squadra, perché solo tutti insieme si può veramente far progredire la scienza e la nostra società. A nessuna differenza di genere, esattamente la stessa cosa.